Buongiorno a tutti, sono sempre il Tolaso 28 e questa non è una puntata di monologo, no. Allora, come potete vedere, non sono a casa mia, c'è un po' di luce che mi sbatte in faccia. Comunque sia, sono a casa della mia ragazza che mi ha gentilmente prestato la sua cucina per registrare questo video, ma la videocamera è quella che uso di solito e questa volta forse il suono non rimuoverà molto perché questa stanza è molto più piena. Comunque sia, in questo video ci sarà qualche spoiler perché voglio parlare del ritorno di uno degli eroi della mia infanzia. C'è una storia che segna appunto il ritorno di questo supereroe che è uscita da poco sulle pagine di Topolino, del 2 luglio, che continuerà per qualche settimana. Quindi volevo concentrarmi su quella storia, dire qualcosina circa il personaggio perché mi sembra comunque doveroso. Sto parlando naturalmente di PK. Allora, PK, penso lo saprete in molti, non è altro che una sorta di rielaborazione del personaggio di Paperinik, che è l'alter ego supereroistico di Paperino. Le storie di Paperinik che potete trovare spesso su Topolino sono storie classiche da Topolino. Intanto mi passo dietro il gatto, in cui vedete appunto Paperino vestito da supereroe, calato nelle tipiche situazioni con la comicità disneyana. Insomma, questo supereroe è molto pasticcione, mentre invece PK è una sorta di rielaborazione di Paperinik in chiave più adulta. Quindi il target non è più quello dei bambini che leggono Topolino, ma dei ragazzi un po' più cresciutelli. Io lo comprai quando uscì nel 96, avevo circa 8-9 anni, ne rimasi estasiato. Ne rimasi estasiato perché non era niente di quello che avevo mai letto, non somigliava a nulla di quello che si poteva leggere su Topolino. Certo, c'era un po' di comicità, si metteva sempre sul ridere, però comunque i cattivi erano cattivi veri, c'era malvagità in loro, c'erano anche dei messaggi importanti che venivano forniti. Quindi è, diciamo, una sorta di rito di passaggio: da lettore di Topolino diventavi lettore di PK, e poi magari elevava quello che ne sapeva un po' più di te e ti diceva: ma lo sai che questo personaggio ha ispirato quest'altro personaggio del tal fumetto Marvel o DC? Uno diceva: boh, allora andavi magari a comprarti il comic Marvel o DC, e lì avveniva il vero passaggio dalle letture di infanzia a quelle che poi ti avrebbero segnato nel corso della tua adolescenza. Quindi PK ha avuto il merito non solo di cambiare molto per quanto riguarda il modo di fare il fumetto italiano, perché comunque insieme a Ratman è una delle poche letture italiane che veramente hanno momenti altissimi che possono essere paragonati ai grandi albi Marvel e alle grandi storie dei comics americani. Appunto, anche in merito di andare proprio a come posso dire, a ispirarti, a passare a leggere qualcosa di più elevato. Insomma, è una sorta di operazione di crescita per quanto riguarda il tipo di letture fumettistiche. Quindi con me è stato così. Io sono stato molto segnato da PK. La prima serie, che è durata per 4 anni fischia, conta circa 49 numeri, se non sbaglio, una roba del genere, arriva malapena la cinquantina, era PKNA, PK New Adventures. Poi è stata seguita la PK al quadrato, PK2, e poi dalla terza serie, che era una sorta di reboot del personaggio che faceva il verso alla strategia di marketing che aveva portato alla Ultimate nell'universo Marvel, e che molti fan accaniti del personaggio considerano non esistente. Quando lui dice: come, cosa ne pensi della terza serie di PK? La risposta è: quella serie non è mai stata scritta, perché effettivamente era abbastanza orrida. Allora, che cosa hanno cercato di fare adesso? Siccome sono passati anni e tantissimi nostalgici avrebbero voluto un ritorno in PK, i cervelloni della Disney Italia hanno pensato: prima di stampare sul Topolino delle storie di Paperinik, però come se fosse una sorta di what if, ovvero cosa sarebbe successo se certi personaggi chiave di PK fossero comparsi nell'universo di Paperinik, ovvero del supereroe pasticcione alla Topolino. E quindi abbiamo storie di Paperinik in chiave Disney Italia normale, quindi Topolino, con però personaggi come Xadum, il Razziatore, Vrognani, eccetera. E siccome questa operazione è andata a buon fine, hanno scritto una storia di prova, quindi scritta e disegnata questa storia di circa 160 pagine, che è appunto è stata stampata per la prima volta sul Topolino del 2 luglio, che è questo. Quindi andrò a parlare di questa, quindi ci saranno spoiler su questa storia scritta da Francesco Artibani e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio, con i colori di Monteduro che sono veramente spettacolari, perché comunque anche la colorazione è diversa. Cioè, guardate questa storia di Topolino, ok? Vi faccio vedere i colori di questa, e guardate invece i colori di una storia di PK. Cioè,
Cioè, totalmente, c'è quell'idea del colore che deve andare sulla carta patinata. Comunque, anche la stampa degli albi di pick-up era proprio quella in stile spillato da comics americana. Quindi, con la carta patinata, i colori molto più curati. Insomma, è un prodotto veramente spettacolare, anche proprio a livello editoriale. Ecco, questa storia, secondo me, è una delle più belle mai realizzate sul personaggio. Se questa avventura venderà come sperano, potrebbe esserci la possibilità di ripescare gli albi di pick-up, quindi una nuova serie, penso mensile. Se conosco un minimo le strategie di marketing dell'editoria fumettistica, potrebbe essere che ristampino anche le vecchie avventure, perché questa storia è stata scritta e disegnata in modo che possa scaldare il cuore dei grandi appassionati di vecchia data, ad esempio come me, che rivedendo alcuni personaggi pensano no, ma che figata, e anche per avvicinare al personaggio lettori che non ne hanno mai sentito parlare, quindi magari ragazzi più piccoli, persone che magari pensavano che Paperinik fosse solo Paperinik e che non esistesse Pick-up. Quindi è una storia mirata ad accendere il cuore, ad infiammare gli animi di lettori di vecchia data e magari, perché no, di espandere questo incendio anche a chi il personaggio non lo conosce. Ovviamente è stata scritta in modo che anche chi non l'ha mai letto capisca. Certo, ci sono nomi che anche se non li hai mai sentiti ti spiegano chi è e boom, però se li conosci invece ti esalti ancora di più, quindi hanno fatto le cose veramente per bene. La cosa che mi piace di questa storia è che è molto cupa, perché comunque si inizia subito con l'idea di Pick-up che è morto, cioè viene proprio mostrato il momento in cui lo stanno per uccidere, cioè proprio questo momento di lui inginocchiato per terra per come ha smesso di essere Pick-up, con gli evroniani che gli stanno puntando il laser addosso perché hanno il riconoscimento del DNA. Io quando ho letto questa cosa ho detto ma che figata. Pick-up si ispira moltissimo per quanto riguarda alcuni personaggi e le storie a albi americani, ai comics americani. Angus Fengus è naturalmente è una sorta di Jonah Jameson ibridato, però anche con un Humphrey Bogart cinematografico. È una serie molto colta questa di Pick-up, perché ci sono tanti riferimenti. Gli evroniani, ad esempio, a me avevano sempre ricordato i Klingon di Star Trek, ma hanno aggiunto una finezza in questa storia, in questa prima parte, che è spettacolare, perché guardate questa scena qua. Oiden Idolo, un altro personaggio che i lettori vecchi dati sicuramente conoscono, parla del fatto che Grodon, che è diventato l'imperatore, il vecchio Grodon, l'evroniano incazzato ma un po' patetico, è diventato appunto l'imperatore degli evroniani, li ha condotti alla conquista della Terra, uccidendo Pick-up, che era l'unico che poteva distruggerli, e insieme al professor Fairfax, era quello che voleva far sprofondare la West Coast degli Stati Uniti, una cosa molto alla Lex Luthor. Anche Fairfax è respirato molto a Lex Luthor, ma non solo, anche un po' a Victor Von Doom, insomma. Si cerca sempre di attingere, no? Gli evroniani avevano costruito insieme a Fairfax questi reattori posti al centro della Terra, che l'avevano reso un pianeta. Guardate, c'è la Terra che si muove. Questo è il piano dei Dalek, nei Dalek invadono la Terra, che è un ciclo di storie, appunto, che di Doctor Who, che interessava William Hartnell. È la seconda volta che appunto il dottore insieme ai compagni Susan, Ian e Barbara incontra i Dalek, e appunto i Dalek, il loro piano è quello proprio di costruire dei reattori che vengono posti al centro della Terra per utilizzarla come una sorta di gigantesca astronave. Quando io ho letto questa cosa ho pensato no vabbè, hanno vinto anche perché poi hanno messo i tracciatori, che sono questi evroniani potenziati, no? Quindi sono giganteschi, vediamo se riesco a farvi vedere. Io sono rimasto a dir poco sbalordito, perché comunque sono questi giganteschi, li vedete, i tracciatori li chiamano, è spaventosamente figo, ma perché? Perché allora, innanzitutto, già che mi apri l'albo col ritorno del razziatore, io non posso far altro che essere contento. Il razziatore è un personaggio fantastico, è il classico personaggio che ha un fondo di neanche malvagità, è lui che ha una sorta di smania di potere,
E quindi questa sua smania di potere lo porta a compiere azioni spesso malvagie, però in realtà è uno di quei cattivi che sono sempre un po' sul filo, no? Tra bene e male. Quindi anche qui è un cattivo che difficilmente trovi sulle pagine di un Topolino normale, no? Magari ci c'è un, non so, Rocker Duck e altri, ok, però questo è proprio un cattivo vero, cioè questo è un cattivo, guardate poi come si presenta, no? Gigantesco col mantello, cioè è fantastico. Poi questa storia è molto bella perché, per l'appunto, Pick-up è morto, lo portano nel futuro, in cui lui quindi è ancora vivo, quindi non è realmente morto. In quel futuro lui non c'è, però è presente il se stesso che viaggia tra le varie dimensioni. Quindi questa cosa, secondo me, è semplicemente straordinaria e io spero veramente che continuino con l'idea, appunto, di Pick-up. Tra le altre cose, ho notato che molti si sono lamentati innanzitutto per il ritorno, lo hanno fatto solo perché così possono vendere più albi, come con il Winner Tacco, che tutti rompono le balle e lo fanno tornare, va bene, sicuramente una strategia di marketing, ma pensiamoci un attimo, a me va bene se una strategia di marketing si piazza nell'ottica della riabilitazione di un personaggio che si era concluso con quella terza serie orribile. Se lo fanno bene, a me può essere anche che lo facciano perché vogliono vendere più albi, ma io i soldi li do volentieri, li compro volentieri gli albi se mi danno delle storie come questa. Altri invece si sono lamentati del fatto che alla fine di questa storia c'è la scelta interattiva, ovvero andando sul sito di Topolino si può votare come procedere con la storia, distruggere la torre Duckler oppure la Duckler Tower oppure salvarla, e qui quindi dice: vedete, decidi come continuare la storia. Molti fanno: ma allora scusa, cosa ho scritto? 120 parti della storia. Semplicemente, cioè, l'avete mai giocato un libro game? Quelli Lupo Solitario, quelli di, mi pare si chiamasse Joe Diver, vabbè, comunque sia, semplicemente loro hanno scritto la storia e hanno però hanno scritto due versioni di alcuni snodi, nel senso che probabilmente sia che tu distruggi la torre, sia che tu la salvi, alla fine il fine, quello che raggiungerai è sempre lo stesso. Cambia il modo in cui lo raggiungi. Metti che lui deve incontrare, non so, un personaggio. Non è che se scegli una cosa, una strada piuttosto che un'altra, quel personaggio lo incontra. Cambierà il modo in cui arriverà ad incontrarlo, semplicemente. Per cui, secondo me, tutte queste lamentele sono abbastanza fuori luogo. Perché poi c'è una citazione bellissima, ad esempio, in questa storia che io ho adorato, quando c'è il razziatore che dice: tu sei pieno di debiti, eppure mantieni una famiglia, vai avanti, tu sei il vero supereroe. Non è, cioè, comunque Pick-up non ha superpoteri, come Batman, nel senso che ha dei gadget che gli permettono appunto di fare cose straordinarie, ma è semplicemente un uomo con tanta forza di volontà, addestrato, eccetera. Quello che appunto mi è piaciuto di quella citazione, che sembra la canzone di Caparezza Eroe, Luigi delle Bicocche, no? Che appunto è un eroe perché comunque combatte contro la vita tutti i giorni. È bellissima questa cosa perché noi siamo abituati al Paperino che è sempre pieno di debiti, eccetera, che però effettivamente tira su 3 nipoti. Non sarebbe neanche tenuto a farlo, insomma, nonostante sia un personaggio sempre oppresso dalla vita, lui va sempre avanti, quindi tu sei il vero supereroe. Quindi, se in un Topolino troviamo messaggi come questo, allora possono, guardate, possono anche pensare di farlo per farci miliardi, ma non mi interessa, perché comunque ci stanno dando delle storie di vera qualità. Poi, ritrovare personaggi come Odin e Eidolon è un'emozione. Io spero che torni anche uno, ma perché no, due, insomma. Io spero veramente che continuino con tutto quello che è l'universo di Pick-Up, perché comunque rileggendolo ho ritrovato il professor Fairfax e mi sono ricordato del suo piano malvagio per far sprofondare, non mi ricordo se era West Coast o East Coast, Grodon, insomma, anche poi a un certo punto qua c'è anche Angus Fangus, o Angus Fangus, come preferite per appunto pronunciarlo, con il suo la sua risata famosissima, insomma, io hanno solo dato un breve accenno e io già non vedo l'ora di continuare con la seconda parte, perché mi sembra una storia fantastica, no? Quest'idea appunto di lui che torna nel futuro per impedire di venire ucciso nel passato è una cosa un po' alla Days of Future Past, ma al contrario, insomma, è tutto ispirato al grande mondo dei comics americani e io spero veramente che possano continuare come stanno facendo, perché questa storia mi ha emozionato. Cioè, guardate qua, guardate questa scena. Qui è la scena quando lo stanno, vedete, quando lo stanno per uccidere. Guardate lui proprio con i raggi puntati. E lui che capisce di star per morire con la macchia, con la famosa 313 ribaltata. Cioè, a me viene la pelle d'oca parlare. Cioè, è stato pubblicato su un Topolino. C'è un bambino che sul Topolino si vede Paperino che sta per essere ammazzato con i raggi laser. Ma quanto cazzo sono avanti? Dai, no.
Stiamo parlando di un'operazione che secondo me può rivoluzionare ulteriormente il fumetto italiano, perché in questo momento, dopo tutto quello che è successo in questi anni, no? Quindi c'è stata un'evoluzione, sia nel comics americano che nel fumetto italiano, secondo me riprendere PK può essere un ulteriore giovamento al mondo dei fumetti italiani, perché comunque in Italia abbiamo una tradizione onorevolissima, con ad esempio gli albi della Bonelli, quindi Dylan Dog, i vari Tex, Brandon Dampir, la rivoluzione del fumetto ci fu anche ad esempio quando Enoch anni fa pubblicò Gea, che era un fumetto completamente differente. Quindi con questo non voglio dire che il fumetto italiano ha bisogno per forza della rivoluzione. Il fumetto italiano, diciamo che sia a mio parere un po' adagiato, ma ultimamente ci sono degli disvolenti. Guardate anche solo Recchioni con Orfani, quello che sta facendo con Dylan Dog. Insomma, il fumetto italiano è ha una tradizione che non è onorevole di più, e stanno facendo grandi cose. Tra queste grandi cose, secondo me, questo ritorno di PK firmato Artivani e Pastrovicchio, Pastrovicchio e Monteduro, secondo me è proprio una delle cose più interessanti, insieme ai progetti che ho già citato, Recchioni, ma ci sono anche un sacco di altre cose. Insomma, il fumetto italiano più che mai oggi si sta rivoluzionando. Questo a me fa molto piacere. Io poi sono un grande lettore bonelliano, quindi non sono solo sul comic americano, poi vabbè, Ratman, Zero Calcare, Panda Piace. Insomma, negli ultimi 5 anni il mondo del nostro fumetto ha subito moltissime rivoluzioni che secondo me ci servivano, e quindi sono contento che tutto questo suo movimento continui con questo PK. Quindi vi consiglio di comprarlo e recuperarlo, mi pare che vada avanti per altre 3 settimane, c'è anche la pistola, c'è il che in realtà è solo a metà, perché poi con le varie uscite è una specie di laser combat, poi ti danno la pettorina e cose del genere. Quindi questa era un po' la mia opinione su quello che sta succedendo con PK. Grazie per avermi ascoltato, e poi la prossima volta prometto che tornerò a parlare di film, perché di fumetto diciamo che sono ancora più profano che quando parlo di cinema. Quindi io spero che non sia troppo, noi ci vediamo al prossimo movie vlog.